Ciao a tutti, proseguiamo col discorso della funzione integrale. Vediamo oggi, dopo che ieri abbiamo discusso, nella lezione precedente, abbiamo discusso come si calcola, come si determina l'insieme di definizione, abbiamo fatto alcuni esempi di una funzione integrale basato sul calcolo dell'insieme di definizione della f piccolo, della funzione integranda, dei suoi punti di continuità e poi della verifica dell'effettiva integrabilità dell'f di x, quindi dell'esistenza della funzione integrale. Oggi vediamo come si studia il segno di una funzione, ma anche, per prima cosa, come si va a valutare le simmetrie riguardanti una funzione integrale. Vogliamo cioè sostanzialmente far vedere quando è possibile vedere, quando si può valutare la disparità o la parità di una funzione integrale. Sostanzialmente stiamo ripercorrendo un po' tutto quello che abbiamo visto nelle funzioni quelle normali, senza l'integrale. Diremo che data la funzione integrale, come al solito, che ricordiamo si indica come integrale sempre evidentemente fra a ed x della f di t dt, con la nostra f piccolo di x, la nostra funzione integranda, come al solito per ipotesi integrabile in un certo intervallo, questa funzione si dirà che presenterà eventuali simmetrie rispetto all'asse delle y, all'asse delle ordinate o rispetto all'origine, in questo caso sarà cioè una funzione pari o una funzione dispari, quando in generale la f grande di x risulta pari alla f grande di meno x. In questo caso si dirà che la funzione integrale ridefinita risulta essere pari, ovvero una funzione simmetrica rispetto all'asse, come detto, delle ordinate, l'asse delle x. Mentre invece ci dirà che se la funzione integrale f grande di x risulta pari a meno f grande di meno x, in questo caso si parlerà di una funzione integrale che presenta una simmetria in particolare rispetto all'origine, e cioè la funzione integrale in questo caso è dispari. Bene, vediamo come si fa a stabilire i criteri, diciamo immediatamente, se la funzione integrale è pari o dispari. Anche in questo caso, come nel caso della determinazione del dominio, si va a guardare la funzione f piccolo di x, e si dimostra facilmente come una funzione integrale f grande di x così definita è pari comunque preso a, quindi diremo che la f grande di x risulta essere pari, ripeto, ed è molto importante in quanto studieremo comunque la funzione da 0 a più infinito e poi naturalmente il relativo grafico sarà simmetrico rispetto all'asse delle y, se f di x piccolo è dispari. Quindi questo è molto importante. Attenzione che diremo invece che la funzione integrale fra x di f definitiva e f grande di x risulta essere dispari, cioè presenta simmetria rispetto all'origine, se f di x in questo caso risulta essere pari e risulta a uguale a 0. Questo invece è comunque preso a. Attenzione che devono risultare queste ipotesi affinché si possa affermare che la f grande di x risulti essere pari o dispari. Vedremo naturalmente su questo degli esempi. A questo punto, detto questo, vediamo come si studia, dopo naturalmente aver visto come si studiano le simmetrie, prima di vedere come si studiano i punti singolari, quindi si classificano le discontinuità e come si calcolano i veri e propri limiti di una funzione integrale, vediamo come si va a calcolare il segno. Capisco che il segno non è sempre obbligatorio andare a farlo, ma può essere comunque, può rappresentare un'utilità per andare a tracciare poi il grafico qualitativo della nostra funzione integrale. Di conseguenza diremo che la funzione integrale tra a e x di f di t dt, se vedete che tutto si basa sempre comunque sul comportamento della nostra funzione integrante, la f piccolo di x, se la f piccolo di x risulta essere maggiore di 0, quindi positiva, ne deriva che la f grande di x, ovvero la corrispettiva funzione integrale, anch'essa risulta maggiore di 0 per tutti i valori comunque preso x maggiore di a. Quindi attenzione, mentre invece risulta che f di x, la funzione integrale, risulta negativa, strettamente negativa, per tutti i valori di x, comunque preso x, strettamente minore del limite inferiore, ovvero a. Viceversa diremo che
Se la funzione integrale f piccolo di x risulta essere negativa, minore di 0, ne seguirà che, in questo caso, diremo che la funzione integrale f grande di x è negativa, comunque preso x maggiore di a, sapete il contrario, oppure risulta essere positiva, comunque preso x minore di a. Questo è quello che possiamo dire su questo. Da dove deriva questo? Che qualcuno può chiedermelo. Beh, evidentemente deriva dal teorema della media. Infatti, quindi prendetevi bene a mente questi due, perché naturalmente tutto dipende, quindi per studiare il segno della funzione integrale dovremmo studiare evidentemente il segno della funzione integrale, e dopodiché avremo sicuramente il nostro chiaro studio del segno della funzione integrale. Come detto, quello che abbiamo detto deriva dal teorema della media. Infatti risulta che f grande di x è sicuramente pari a un x meno a tutto che moltiplica una f calcolata in un certo k, dove k possiamo definirlo un valore che appartiene all'intervallo ax, ovvero che sta all'interno dell'intervallo della funzione integrale ax, o anche sostanzialmente k che appartiene, se volete, all'intervallo x a, non è assolutamente importante questo. E quindi, dal teorema della media, vedete che dove c'è questo x meno a, l'abbiamo enunciato tante volte, si può studiare tranquillamente il segno della funzione integrale. Volevo vedere appunto su questo alcuni esempi importanti, perché ci consentono di comunque, se non è uno studio complicato, il studio del segno, l'abbiamo visto, se non è uno studio, diciamo, di quelli magari dove c'è da fare l'interpretazione grafica che può allungare il discorso, è assolutamente necessario, diciamo necessario, conveniente andare a farlo. Supponiamo di avere, vado a proporre una funzione che vi ho già proposto ieri, ovvero l'integrale fra 1 su e al quadrato e x di dt, tutto diviso t che moltiplica al denominatore 1 il logaritmo naturale di t più 1 chiusa tonda al quadrato. Questa funzione nella precedente video lezione ne abbiamo calcolato il campo di esistenza. Funzione integrale, ripeto, integrale fra 1 su e al quadrato e x. Abbiamo visto che questa funzione, abbiamo già visto ieri, quindi non lo vado a rifare, ha come campo di definizione, visto che la funzione integranda come insieme di continuità 0, 1 su e, 1 su e più infinito, evidentemente essendo 1 su e al quadrato compreso proprio fra 0 e 1 su e, essendo quindi minore di 1 su e, l'insieme di definizione della funzione integrale sarà senza dubbio 0, 1 su e. Detto questo, possiamo certamente, applicando quello che abbiamo detto adesso, studiarne il segno di questa funzione integrale, dicendo che senza dubbio la nostra funzione f di x risulta essere positiva quando, vedete, x è positivo, in quanto, come vedete, abbiamo che sopra c'è una costante, la disequazione fratta, che per definizione è sempre positivo, come un prodotto fra x e log x più 1 al quadrato, ma log x più 1 al quadrato è al quadrato, quindi è per definizione sicuramente sempre positiva. E quindi l'unica cosa che mettiamo 1 su x e log x più 1 al quadrato è quando è maggiore di 0, quando x è maggiore di 0. Ma x maggiore di 0 è proprio il dominio di definizione, tra l'altro, della nostra funzione integranda, che è 0, 1 su e, 1 su e più infinito. Quindi potremmo dire che per quanto riguarda il segno della nostra funzione integrale f grande di x, andiamo a vedere che quando x appartiene all'intervallo 0, 1 su e al quadrato, che è sostanzialmente un intervallo, quindi qui diciamo abbiamo lo 0, da dove parte il nostro dominio, il nostro campo di esistenza della funzione integrale, qui abbiamo il nostro 1 su e al quadrato, che è l'indice inferiore della funzione integrale, poi abbiamo il nostro 1 su e, che sta ovviamente è più elevato, più grande di 1 su e al quadrato, e qui, se volete, abbiamo il nostro x, eccolo qua. Bene, possiamo dire che abbiamo che sicuramente il eccolo qua, possiamo mettere questo come esattamente il segno di questa funzione. Quindi risulta che l'integrale tra 1 fratto e al quadrato e x di, naturalmente non lo vado a scrivere, vado a scrivere f di t, ovvero di dt fratto t che moltiplica log t più 1 al quadrato,
è sicuramente pari, possiamo scrivere come meno per una nota regola degli integrali definiti, integrale tra x e 1 su e al quadrato di la stessa funzione f di t. E allora come si può vedere, 1 su x e 1 su log x più 1 al quadrato sono positivi in 0, 1 su e al quadrato, e allora se andiamo a ricordarci che lo scrivo qua sotto, sicuramente l'integrale tra a e b di f di x dx, naturalmente nell'ipotesi che a sia minore di b, e f di x sia positivo, diremo che tutto questo integrale può essere considerato positivo. Potremmo allora dire che la nostra f grande di x risulta essere negativa. Comunque, per su x appartenente all'intervallo, scriviamo qua, 0, 1 su e al quadrato. Eccolo qua, ripeto, per il discorso fatto poco fa. Quindi, possiamo dire che, andando a farlo vedere graficamente, andiamo ad alzare la camera, andando a farlo vedere graficamente, tra 0 quindi e 1 su e al quadrato è negativa, sarà evidentemente positiva fra 1 su e al quadrato e 1 su e. E quindi sostanzialmente, se volessimo fare qui abbiamo naturalmente l'inizio 0, qua abbiamo 1 su e al quadrato e qui abbiamo 1 su e, ricordiamo che naturalmente 1 su e al quadrato, 0, 1 su e è il campo di definizione, ma con questo 1 su e al quadrato, quindi diciamo che qui la nostra funzione integrale sarà negativa, mentre qui invece sarà positiva. Quindi sostanzialmente nel nostro grafico cartesiano, che adesso non andiamo a fare, andremo a cancellare la parte di su, la parte positiva delle y da 0 a 1 su e al quadrato, mentre andremo a cancellare la parte negativa delle y tra 1 su e al quadrato e 1 su e. Di conseguenza diciamo che la f grande di x, ricapitolando, è negativa comunque per su x appartenente all'intervallo 0, 1 su e al quadrato, mentre invece è positiva comunque per su x appartenente all'intervallo 1 su e al quadrato, 1 su e. Ripeto, sostanzialmente perché, detto in parole povere, il nostro 0, invece di stare più indietro rispetto a, guardatevi la definizione che vi ho fornito prima, di segno della funzione integrale, vedete che il nostro 0 sta indietro rispetto a 1 su e al quadrato, invece 1 su e al quadrato è il nostro limite inferiore, no? Di conseguenza dobbiamo invertire i segni, quindi scrivere meno integrale fra x e 1 su e al quadrato, di conseguenza la funzione integrale risulta essere negativa nell'intervallo 0,1 su e quadro. Andiamo a vedere un altro esempio, sempre, perché comunque facciamo due o tre in modo tale da far capire bene la situazione. È molto semplice, vedete, non credo che non credo che ci siano difficoltà di sorta. Vediamo ancora quest'altro, che anche questo vi ho proposto ieri nella lezione di ieri, la prima lezione sulle funzioni integrali, integrale tra meno 5 e x, in questo caso, di un'altra lineare frazione, t più la radice di t al quadrato o meno 9 diviso ancora sempre la stessa radice di t elevato al quadrato meno 9, tutto quanto del t. Anche qui abbiamo calcolato l'insieme di definizioni della f di x, che è x quadro più radice quadrata di x quadro meno 9 fratto radice quadrata di x quadro meno 9, che è evidentemente, abbiamo visto ieri, è effettivamente meno infinito 3, 3 più infinito, in quanto x quadro meno 9 è positiva per valori esterni, ovvero per i da meno infinito a meno 3, da 3 più infinito, ma essendoci questo meno 5, il campo di definizione della nostra funzione integrale è senza dubbio, ovvero il suo intervallo di continuità è meno infinito meno 3. Quindi meno infinito meno 3 sarà il nostro campo di definizione della nostra funzione integrale. A questo punto dobbiamo studiare in questo dominio, in questo campo di esistenza, il segno. E per fare questo ci rendiamo conto come risulta anche in questo caso che, vedete, visto che l'intervallo di continuità tra funzione integrale meno infinito meno 3, risulta che abbiamo una situazione del genere, cioè abbiamo x, qui abbiamo il nostro meno 5 e qui abbiamo il nostro meno 3.
E quindi vuol dire che l'integrale fra meno 5 e x della nostra f di t, della nostra f di x, dx o f di t, è la stessa cosa, lo possiamo anche scrivere come meno l'integrale fra x e meno 5, naturalmente sempre per la solita proprietà dell'inversione degli estremi, sempre della stessa funzione f di x di x. E inoltre, come possiamo vedere, detto questo, se abbiamo il segno di quella f di x, risulta che la nostra f di x, ovvero x più radice quadrata di seno 9 fratto radice quadrata di seno 9, allora, la radice di sotto è sicuramente per definizione sempre positiva, in quanto risulta che essendo quadrata è per definizione positivo. Il numeratore invece abbiamo che dobbiamo studiare quando questa f di x quindi è positiva, quando il numeratore, ovvero quando x più la radice di x al quadrato o meno 9 risulta essere maggiore di 0. Bene, questa è, attenzione, una disequazione razionale del primo tipo, ovvero la possiamo scrivere come radice quadrata di x al quadrato meno 9, tutto quanto maggiore o uguale, o maggiore, se volete, di meno x. In pratica, quello che si va a vedere è che meno x, dire che meno x è positivo in quanto siamo nell'intervallo meno infinito meno 3 è assolutamente assurdo, quindi sostanzialmente dobbiamo solamente studiare elevando al quadrato da una parte all'altra che x al quadrato meno 9, dove la radice naturalmente elevata al quadrato se ne va, risulta essere maggiore di x al quadrato, no? O maggiore o uguale se volessimo studiare anche le intersezioni con l'asse delle x contemporanee. Vedete che viene fuori un meno 9 maggiore o uguale o maggiore di 0, che è una relazione assolutamente assurda. E allora risulta essere che f di x in questo caso, visto che quella è una disequazione fratta, abbiamo che sotto abbiamo una sempre positività, sopra una mai positività, e quindi meno per più meno, quindi la f di x risulta essere, ovvero x più radice di quadrato di x meno 9 fratto radice quadrata di x meno 9, è sempre negativa. Allora, di conseguenza, se è sempre negativa, risulta che l'integrale fra meno 5x di f di x dx, in questo caso, che abbiamo scritto come uguale l'integrale fra meno x e meno 5 di f di x dx, è sicuramente maggiore di 0. Beh, questo per quanto riguarda la parte, naturalmente, la prima parte. Analogamente, visto che comunque dobbiamo arrivare fino a meno 3, abbiamo che abbiamo meno 5, qua invece ci mettiamo x e qua ci mettiamo meno 3. In questo caso risulta sia che l'integrale tra meno 5 ed x della nostra f di t in dt, evidentemente per quello detto prima, è sicuramente minore di 0. Quindi in sostanza possiamo dire che se andiamo a fare i due grafici da meno infinito a meno 5, la nostra funzione integrale risulta essere positiva, da meno 5 a meno 3 la nostra funzione integrale risulta essere senza dubbio negativa. Di conseguenza, andando a fare un grafico che non è il grafico del sistema cartesiano, ma è la stessa cosa, in quanto poi queste cose si vanno a rappresentare come al solito in un grafico cartesiano, risulterà che qui naturalmente c'è il nostro meno 5, poi abbiamo meno 3, abbiamo che naturalmente fino, allunghiamo un pochino, è evidente che se fosse questo il nostro sistema di riferimento cartesiano, quindi questa è la nostra asse x, dovremmo cancellare, visto che tra meno infinito e meno 5 la funzione integrale è positiva, dovremmo cancellare la parte di sotto, quindi cancelleremo questa, mentre invece viceversa da meno 5 a meno 3, visto che poi probabilmente da meno 3 in poi non c'è funzione, visto che la funzione integrale è negativa, cancelleremo la parte di sopra delle y, quindi questo sarebbe lo studio del segno che ci consentirebbe di tracciare quindi un facile grafico evidentemente di questa funzione integrale. Vediamo ancora un altro di esempio, così ne abbiamo visti tre sul studio del segno, credo di, poi naturalmente come al solito vedremo altri esempi che vi proporrò tratti da testi d'esame, chi comunque dà questo tipo di esercizi non sono tanti, perché posso capire che chi va a guardare
posso capire che chi va a guardare queste video lezioni è chi normalmente immagino sia interessato per il proprio appello d'esame, per il proprio esame. Quindi vi vado a proporre adesso questo, integrale fra 1x, questo qui non credo di averlo proposto ieri, quindi lo vado a leggere, di e alla t diviso e alla t meno 1, prima di tutto come al solito del t, come al solito minuto andiamo a calcolare il campo di esistenza prima di tutto della nostra f di x, che andiamo a scrivere qui, la nostra f di x risulta essere uguale a e alla x fratto e alla x meno 1, che è definita quando e alla x meno 1 è diverso da 0, ovvero quando e alla x è diverso da 1, ovvero quando x è diverso da 0. Quindi x diverso da 0 è l'unico punto singolare, il punto di discontinuità di tra l'altro di seconda specie di questa funzione integranda. Di conseguenza avremo che il dominio, il campo di esistenza della funzione integranda è meno infinito a 0, 0 più infinito, tenendo presente che però abbiamo il nostro valore 1 presente tra in questo secondo intervallo, avremo che il dominio della funzione integrale f grande di x è senza dubbio, il dominio del campo di esistenza è senza dubbio 0 più infinito. Allora, come al solito, dovremmo studiare il seno della funzione fra 0 e 1 e tra 1 e più infinito. Quindi 0 più infinito è il campo di esistenza della funzione integrale che andiamo a mettere qui, 0 più infinito. Come al solito andiamo a studiare prima di tutto comunque peso x appartenente all'intervallo 0,1 e vedere che succede. E notiamo subito che quando x va da 1 a più infinito la funzione è sicuramente positiva. Infatti se studiamo la positività di questa funzione abbiamo che la f di x risulta essere positiva quando è alla x, il numeratore è positivo, è sempre positivo per definizione, e alla x meno 1 è positivo quando x è maggiore di 0. Quindi questa funzione qui è sempre positiva in 0 più infinito, quindi di conseguenza possiamo dire che in x appartenente all'intervallo 1 più infinito la nostra f piccolo di x, la nostra f di x sicuramente è positiva. Mentre invece se parliamo dell'intervallo x compreso fra 0 e 1, in questo caso noteremo come la nostra funzione integrale f grande di x, che è pari all'integrale tra 1 e x della f di t in dt, f di t dt, in questo caso, visto che vedete, abbiamo lo stesso problema, dobbiamo scambiare gli estremi di integrazione, si può scrivere come meno l'integrale fra x e 1 della f di t del t, che in questo caso risulta essere evidentemente minore di 0. E allora per x, questo naturalmente quando x è compreso tra 0 e 1, quando x invece è naturalmente maggiore di 1, abbiamo che la nostra integrale, la nostra f grande di x per l'integrale tra 1 e x della f di t in dt è chiaramente positiva, in quanto lo è anche la funzione f piccolo, la funzione integrale. Di conseguenza quello che si deduce è che la funzione quindi integrale è negativa fra 0 e 1, è evidentemente positiva da 1 in poi, anche perché lo è la funzione f piccolo. E quindi, ricapitolando, anche in questo caso andando a fare un prospetto del grafico cartesiano dell'asse x, abbiamo qui naturalmente la partenza da 0, abbiamo poi questo valore 1, vedete che fra 0 e 1 naturalmente la funzione, abbiamo visto, è negativa, quindi andremo a cancellare, naturalmente dietro lo 0 non c'è funzione, tra 0 e 1 andiamo a cancellare la parte positiva delle ordinate, delle y, visto che comunque la funzione è negativa tra 0 e 1, mentre essendo positiva tra 1 e più infinito cancelleremo la parte di sotto delle y, delle ordinate, ecco qua. Questo è lo studio, è un prospetto dello studio del seno di questa funzione integrale. Bene, a questo punto, in questa seconda parte di questa video lezione, volevo farvi vedere, dopo aver studiato come si studiano le simmetrie di una funzione integrale e come si studia il segno, spero in maniera chiara, di una funzione integrale, volevo mostrarvi come inizialmente, come studiare evidentemente i limiti agli estremi del campo di una funzione integrale, in modo tale da poter evidentemente studiare eventuali asintoti orizzontali, obliqui e verticali. Allora, per quanto riguarda lo studio dei punti singolari, dei punti di discontinuità di una funzione, è necessario in questo caso applicare il teorema di Torricelli-Barro. Quindi sostanzialmente bisognerà operare una mera e propria derivata della funzione integrale, ovvero andare a fare il limite della derivata della funzione integrale, che in questa maniera
chiedo scusa, non della derivata, andiamo a fare il limite della primitiva della funzione integrale. Quindi per risolvere i limiti quindi, si va proprio a calcolare in maniera vera e propria la nostra funzione integrale. Quindi, in sostanza, nel primo caso che abbiamo visto, quindi lo rivediamo ancora una volta, integrale fra 1 su e al quadrato e x d dt diviso t, che moltiplica il logaritmo naturale di t più 1 al quadrato, mi pare fosse questa la prima funzione che abbiamo visto tra l'altro anche ieri, che abbiamo visto ha un dominio compreso un campo di distanza che va da 0 a 1 su e, abbiamo visto che è positiva da è negativa da 0 a 1 su e al quadrato ed è positiva da 1 su e al quadrato ad 1 su e, vediamo come studiarne effettivamente i limiti. Per calcolare i limiti, quindi in questo caso esaminare la natura di questi punti di discontinuità, in questo caso essendo definita in 0, 1 su e, è necessario studiare sia la natura di 0 da destra che la natura di 1 su e da sinistra. Ripeto, questo 0, 1 su e è il campo di esistenza di questa funzione integrale. Poi abbiamo visto che tra 0 e 1 su e la funzione è tra 0 e 1 su e al quadrato la funzione è negativa, e tra 1 su e al quadrato e 1 su e la funzione è chiarissimamente positiva. Si può naturalmente facilmente andare a calcolare l'integrale, in quanto la f grande di x sicuramente è sicuramente uguale a che cosa? Beh, è sicuramente uguale all'integrale sempre fra 1 su e al quadrato ed x di un logaritmo di t tutto più 1, che se volete scrivere alla meno 2, perché questo qua si può portare su, e 1 su t di t rappresenta proprio la derivata del logaritmo di t, quindi questo lo possiamo scrivere senza dubbio come la derivata del logaritmo di t più 1, tutto quella, la parentesi tonda che è elevata alla meno 2, e di conseguenza si può tranquillamente considerare questo come un integrale di f di t alla n per f più 1, quindi un integrale assolutamente immediato, e quindi viene fuori un logaritmo di t più 1 tra parentesi tonda alla meno 1, quindi alla meno 2 più 1 fratto meno 1, e quindi sostanzialmente uguale un meno 1 fratto il logaritmo di t più 1 tutto compreso fra 1 su e al quadrato ed x. Quindi sostanzialmente la nostra funzione integrale, la nostra f grande di x, la possiamo scrivere in funzione di x, vedete? Si può fare così tranquillamente, si può calcolare evidentemente l'integrale per lo studio dei limiti, proprio come meno 1 su al posto di t mettiamo x, partiamo dall'estremo superiore di sopra, lo studiamo alla t, poi cambiamo il segno e partiamo da quello di sotto, quindi meno 1 su log x più 1 verrebbe qui un più sicuramente 1 su logaritmo di 1 su e al quadrato è un meno logaritmo di al quadrato, quindi un meno 2 più 1 che fa meno 1, quindi qui abbiamo un meno 1 di risultato. Quindi questa è l'espressione sicuramente della nostra f grande di x. Per studiare i punti singolari che sono 0 e 1 su e, entrambi, perché 0 e 1 su e non sono inclusi, a questo punto sfruttiamo questa scrittura della funzione integrale per andare a studiarci proprio i limiti. Quindi andiamo a fare essenzialmente un limite per x che tende a 0 da destra di f grande di x, ovvero un limite per x che tende a 0 da destra di che cosa? Beh, di 1 fratto di meno 1, se volete, fratto logaritmo naturale di x più 1, tutto quanto meno 1, uguale, vediamo quanto fa questo limite, il limite viene un meno 1 diviso, ricordiamo che il logaritmo di 0 da destra vale meno infinito, quindi qua viene un 1 meno infinito, tutto quanto meno 1, 1 meno infinito fa meno infinito, meno 1 su meno infinito è 1 0, e quindi viene un 0 meno 1, quindi il risultato è meno 1. Quindi sostanzialmente abbiamo che x uguale 0 e da destra è un punto di singolarità eliminabile, un punto di discontinuità di terza specie, detta anche discontinuità eliminabile. E quindi come si elimina? Beh, lo possiamo scrivere in questa maniera, ovvero che la f di x, scritta così, la f grande di x, risulta essere pari a meno 1 fratto logaritmo di x più 1 meno 1 quando x è compreso fra 0 e 1 su e, mentre vale meno 1 per x uguale 0. Quindi si parla appunto di singolarità eliminabile in questa maniera. Mentre invece è interessante andare a studiare il limite, quindi questo è per quanto riguarda il punto di singolarità, discontinuità eliminabile, che è il x0 da destra, è interessante andare a studiare anche il limite quando x tende a
1 fratto e da sinistra, visto che c'è solamente da sinistra il punto singolare x uguale 1 su e meno, di meno 1 sempre fratto logaritmo di x più 1 tutto quanto meno 1. Notiamo subito come in questo caso verrebbe un meno sicuramente che sta dietro, 1 fratto meno 1 più 1, ovvero un tutto quanto meno 1 evidentemente, e quindi sostanzialmente un meno 1 fratto 1 0 meno, meno 1, ma 1 su 0 sappiamo essere infinito, meno 1 su 0 meno è più infinito meno 1, più infinito meno 1 è senza dubbio più infinito, quindi ci viene fuori che abbiamo un punto di discontinuità di seconda specie x uguale 1 su e meno, che è detto anche punto di infinito, e x uguale 1 su e meno è un asintoto verticale sinistro, definito solamente a sinistra. Questo è in sostanza quello che si può fare per quanto riguarda lo studio dei limiti. Tra l'altro andiamo a farne un altro esercizio, come avete visto questo è il modo più, diciamo, semplice sempre della funzione sia facilmente integrabile, perché poi vedremo anche altri esempi in cui in quel caso non è risolvibile l'integrale, quindi dobbiamo ricorrere ad altri escamotage. Vediamo ad esempio questa funzione integrale fra 1 ed x, ne cambiamo, visto che abbiamo visto sempre le stesse, di 1 su t logaritmo naturale di 1 su t. Questa è un'altra funzione integrale della quale andiamo a studiare insieme di definizione, segno e limiti, in modo tale poi di aver visto questo esempio e chiudere qui per oggi, in modo tale poi dal prossimo video lezione continuare con altri esempi e sempre andando avanti. Questa volta parleremo della derivata della funzione integrale, che si effettua, sostanzialmente lo dico subito, applicando il teorema fondamentale del calcolo integrale, il teorema di Torricelli-Barba. Vediamo integrale fra 1 e x di 1 su t, logaritmo di 1 su t, naturale naturalmente, in dt. Allora, notiamo subito come se studiassimo il campo di esistenza della nostra funzione, che f di x è 1 su x logaritmo naturale di 1 su x, qua dovremmo porre x diverso da 0 e 1 su x maggiore di 0, che è positivo quando x è maggiore di 0, ma x maggiore di 0 e x diverso da 0 vince x maggiore di 0, quindi la funzione è di classe c0 e continua in 0 più infinito. Ho 0 più infinito, che poi tra l'altro è anche il, visto che 1 è compreso fra 0 più infinito, è il dominio di definizione e campo di esistenza della nostra funzione integrale. Di conseguenza possiamo dire senza dubbio che 0 più infinito è appunto il nostro campo di esistenza della funzione integrale. Allora notiamo subito come distinguiamo un x compreso fra 0 e 1, anche in questo caso abbiamo l'inversione degli estremi inferiore e superiore, quindi possiamo dire che quando x è compreso fra 0 e 1, vedete, la funzione 1 su x logaritmo di 1 su x, che è positiva quando x è positivo, è sicuramente positiva. Bene, ricordiamo che però il logaritmo di 1 su x è pari a meno logaritmo di x, quindi essendo che il logaritmo di 1 su x, che possiamo scrivere applicando una banale regola dei logaritmi come logaritmo di 1 meno logaritmo di x, ovvero come 0 meno log x, abbiamo che log x risulta essere negativo comunque preso x appartenente all'intervallo 0 1, e allora di conseguenza ne segue che nell'intervallo 0 1 meno logaritmo di x risulta essere maggiore di 0. Inoltre, sempre per il discorso fatto che 0 sta più avanti, sta più indietro rispetto a 1, mentre il nostro indice inferiore è 1, abbiamo che l'integrale tra 1 e x della nostra 1 su t log di 1 su t, ovvero della nostra f di t dt, senza che andiamo a riscrivere, in questo caso sarà pari quindi a meno l'integrale fra 1 e x di f di t dt, e di conseguenza, visto che la nostra funzione è positiva, per meno risolviamo f di dt, la nostra funzione integrale risulta essere negativa, comunque preso x appartenente all'intervallo 0, 1. Per quanto riguarda invece l'intervallo x maggiore di 1, quindi nell'intervallo, ripeto, 0, 1, la nostra funzione integrale è negativa. Comunque preso x invece maggiore di 1, abbiamo che in questo caso 1 su x logaritmo di 1 su x risulta essere negativa, sempre per il discorso per il quale la 1 su x, come prima abbiamo visto, 1 su x è positivo quando x è maggiore di 0, ma logaritmo di 1 su x è sempre pari, ricordiamo, a
meno logaritmo naturale di x, e di conseguenza abbiamo che il logaritmo di x risulta essere positivo quando x è strettamente maggiore di 1, quindi vuol dire che in questo caso abbiamo che la nostra funzione integrale, la f grande di x, data dall'integrale tra 1 e x di f di t, allora nell'intervallo 1 più infinito risulta essere senza dubbio minore di 0. Quindi vuol dire che in ogni intervallo 0, 1 e 1 più infinito, in tutto l'intervallo 0 più infinito, la nostra funzione integrale è chiaramente negativa, escluso naturalmente il punto 1, che dovremo andare a studiare. Notiamo subito che è interessante appunto calcolare, studiare la funzione, il limite per x tende a 0 alla destra e il limite per x tende a più infinito, che ancora non abbiamo visto. Andiamo a vederlo, quindi funzione sempre negativa, definita a 0 più infinito. Andiamo a questo punto a calcolare la nostra funzione integrale, vediamo come. Allora, in questo caso, vedete che la funzione integrale è integrale tra 1 e x di meno, la possiamo scrivere come, se volete, meno integrale fra 1 e x. Allora, siccome il logaritmo di 1 su t, l'abbiamo già detto due volte, è logaritmo di 1 meno log t, quindi meno log t, si può scrivere come 1 su t logaritmo di t. Ma questa è evidentemente una integrale immediatissima, in quanto il logaritmo di t, la sua derivata è proprio 1 su t di t, quindi questo non è altro che un meno logaritmo al quadrato di t diviso 2. Tutto da comprendere fra 1 e x, quindi di conseguenza qua avremo 1 meno un mezzo logaritmo al quadrato di x più un mezzo, quindi meno un mezzo log quadro di x, tutto compreso, naturalmente il logaritmo di 1 è senza dubbio 0, quindi verrebbe 0 per più un mezzo, e quindi semplicemente un meno un mezzo log quadro di x, che è la primitiva, ovvero il risultato della nostra funzione integrale. A questo punto dovremmo farne di quella funzione che cosa? Poi lo cancelliamo qui, visto che quella è un passaggio per risolvere l'integrale. Dobbiamo fare il limite, che cosa? Per x che tende a 0 da destra, visto che, ricordiamo, la nostra funzione è definita a 0 più infinito, della nostra meno un mezzo logaritmo di x, che possiamo scrivere al quadrato anziché scriverlo al quadro. Allora, ricordiamo che il logaritmo di 0 da destra vale senza dubbio meno infinito, che al quadrato vale infinito per meno un mezzo, il risultato è senza dubbio un meno infinito. Quindi vuol dire che in questo caso x uguale 0 da destra, allora intanto è un punto di discontinuità di seconda specie, e x uguale 0 da destra è un asintoto verticale definito solamente a destra, a destro. Stesso discorso lo possiamo fare per il calcolo del limite per x che tende a più infinito della nostra funzione, ovvero limite per x che tende a più infinito di che cosa? Di, abbiamo visto, meno 1 fratto 2, che moltiplica il logaritmo di x tutto quanto al quadrato, che era il risultato del nostro integrale. Anche in questo caso, naturalmente, il risultato è, come vedete, logaritmo di più infinito fa più infinito al quadrato più infinito, ma per meno un mezzo è meno infinito. Allora c'è la probabilità, la possibilità che ci sia un asintoto obliquo. Bene, vi faccio vedere quello che vi farò vedere nella prossima lezione, che è appunto l'utilizzo, il calcolo dell'eventuale di m. In questo caso m, lo andiamo a vedere, dovrebbe essere il limite per x che tende a più infinito di che cosa? Del rapporto tra la nostra funzione, che possiamo però scrivere anche in termini di, ma non vi ho detto come si calcolano le derivate delle funzioni integrali, quindi non lo possiamo fare, lo scriviamo già risolto, quindi come, se volete, meno un mezzo logaritmo di x naturale tutto quanto al quadrato, tutto diviso x, e effettivamente abbiamo che ci troviamo di fronte a una formula del tipo infinito su infinito, ma sappiamo benissimo che abbiamo un rapporto tra infiniti certamente differente, potremmo fare dell'opita, ma non ce n'è assolutamente bisogno, in quanto sotto abbiamo un infinito sicuramente prevalente del tipo x all'alfa, molto maggiore dell'infinito di tipo logaritmo, quindi abbiamo che questo limite fa 0. Se fa 0, semplicemente non c'è asintoto obliquo, quindi semplicemente ci limiteremo a dire che quando x tende a più infinito la funzione se ne va a meno infinito. D'altronde è chiaro, visto che in entrambi i casi vengono due valori negativi di infinito, visto che la funzione è sempre negativa in 0 più infinito. Questo è quello che riguarda il calcolo dei limiti, come si calcolano. Vi dico subito che nella prossima video lezione, sarà domani, parleremo abbondantemente sia della derivata della funzione integrale, in particolare del calcolo del massimi, minimi, degli estremi relativi e dei flessi, in modo tale da completare in maniera dettagliata
tutto quanto quello che riguarda lo studio di una funzione integrale, per poi dopo passare a una serie di esempi proprio sullo studio completo di una funzione integrale. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti!